Si intitola Ti proteggerò, è il titolo del film noir ambientato a Firenze del regista giovane Daniele Di Stefano, che sarà presentato lunedì prossimo proprio nel capoluogo toscano. Abbiamo raggiunto proprio il regista e attore di questo nuovo film. Riccardo, devi costruirti il tuo successo e non puoi avere tanti scrupoli. Cioè, vorresti veramente difendere un mostro del genere? Stai tranquillo, Paolo. Capisco i tuoi timori. Ma ricordati di pensare ai tuoi interessi. Quando è morta mia madre, lei era diversa. Poi sei arrivato. È un thriller psicologico. L'idea era tanto tempo che ce l'avevo. Io ho 20 anni e faccio l'attore. Ho cominciato ero molto piccolo con Castellitto, ero alto così. Avevo l'idea nel cassetto, il momento in cui mi sono reso conto di avere le potenzialità, insomma, per poterla realizzare, ho messo in piedi la troupe e il film è diventato realtà, insomma. Ecco, diciamo ambientato a Firenze. È ambientato a Firenze, in Toscana in generale. E devo dire, da questo punto di vista è stato fondamentale avere l'appoggio delle istituzioni. Ora, lunedì avremo la prima, lunedì 23, al Cinema Spazio Alfieri, che è un cinema storico di Firenze. Anzi, siete tutti quanti invitati alle 7. E sarà l'anteprima nazionale. Dicevo che appunto ho avuto un grosso appoggio dalle istituzioni, ora per l'anteprima ci hanno dato anche il patrocinio del Comune di Firenze, quindi questa è stata sicuramente una grandissima soddisfazione perché comunque è un riconoscimento importante. Abbiamo girato, devo dire, nelle location più belle della nostra città, questo perché io parto dal presupposto che il cinema è cultura e quindi viviamo in una città tra le più belle al mondo, incastonata in una delle regioni più belle del mondo e più conosciute. Abbiamo delle meraviglie naturali, architettoniche, artistiche in generale splendide, facciamole vedere. Ed è per questo che comunque, ripeto, grazie all'appoggio delle istituzioni ho potuto girare al Cimitero Monumentale Soffiano, al Piazzale Michelangelo, in Piazza Duomo a Firenze, all'interno della Misericordia. Ho potuto girare nel Chianti, nel Golfo di Baratti, davanti al nuovo Palazzo di Giustizia a Novoli. Insomma, ho cercato di far vedere il più possibile la nostra città. Firenze, se lo chiede a un fiorentino come me, io sono nato qua, questa è la mia città. Io sono innamorato di questa città. Poi ovviamente è una città che si presta a vari tipi di film, nel senso che poi a seconda del film che uno sviluppa ovviamente prende alcune location di Firenze piuttosto che altre, le immortala di notte piuttosto che di giorno, al tramonto, all'aurora, eccetera. Nel nostro caso è un thriller, la storia ruota intorno a un attore principale che è un avvocato penalista che accetta di difendere. Interpretato da? Da me.